La peculiarità delle modeste abitazioni è costituita dalla loro costruzione ai piedi del santuario, quasi ad invocare la protezione divina. Poco al di sopra della parte meridionale dell'abitato, infatti, nella più vasta delle caverne che si aprono nella roccia calcarea, si trova il santuario della Madonna della Grotta, meta di continui e folti pellegrinaggi. Da qualsiasi parte del paese è visibile, lassù in alto, la Grotta della Madonna. Si può raggiungere solo attraverso una lunga e suggestiva scalinata, che nella sua ascesa è confortata dalle stazioni della Via Crucis, create in chiave moderna proprio per ribadire la continuità di un sentimento antico. Salendo si scoprono squarci panoramici di notevole bellezza, per cui la scalata è per il visitatore una splendida scoperta paesaggistica. Al termine della lunga salita, superato il grande portone, si apre la prima caverna, dove c'è la pietra che la leggenda vuole, primo sito sul quale la statua della Vergine venne posta, dal pio comandante del bastimento raguseo con equipaggio turco. Ancora pochi gradoni ed ecco la grande grotta, la seconda spettacolare cavità, un ambiente che toglie il respiro per la maestosità. La si deve ammirare nel più assoluto silenzio. Un commento ad alta voce potrebbe disturbare l'ambiente naturale e la religiosità di cui sono impregnate le rocce. Sulla destra della grande caverna c'è la piccola cappella fatta erigere nel 1578 e sul cui altare c'è la statua della Madonna della Neve. Una statua di marmo bianco, raffigurante la Vergine coronata in piedi, ad altezza naturale, che sorregge sul braccio sinistro il bambino pure coronato, benedicente con la mano destra e con la sinistra il globo. La statua è di origine incerta. C'è chi l'attribuisce a Giacomo Gaggini, chi alla scuola gagginesca siciliana e chi a Pietro Bernini. Gli scavi archeologici eseguiti tra il 1957 e il 1970 dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana riportarono alla luce resti di insediamenti di varie epoche. Essi dimostrano come i primitivi abitatori delle grotte del Vingiolo, insediatisi nell'area ad ondate successive, a partire dal Paleolitico superiore, nel Mesolitico e nel Neolitico poi, tra 35.000 e 10.000 anni prima di Cristo, vivevano in piena armonia con l'habitat circostante. Proteggevano se stessi e le proprie dimore con amuleti ricavati dalle ossa degli animali uccisi. Adoravano ed invocavano divinità naturali sulla base di riti e credenze ancestrali che si perdono nella notte dei tempi. Molti di quei reperti vengono custoditi nel museo di Praia a Mare. Al
Alle spalle dello scavo archeologico c'è l'altare di nuova costruzione. Per il materiale usato si inserisce perfettamente nell'ambiente. La sua edificazione si rese necessaria al fine di accogliere le masse di fedeli che in estate salgono al santuario. I fedeli praiesi sono però sentimentalmente legati alla vecchia cappella ricavata nell'incavo. La frequentano con assiduità e devozione. Gente del luogo è impensabile non sostare in preghiera, inginocchiati, davanti alla statua della Madonna ed ascoltarci la messa. Lo stato d'animo è quello descritto dal poeta Giuseppe Guido Nappi, Praia. Voce sognata al buio, ma fatto macero. Prendi, o Praia, sul lavacro mare, ceruleo di sogni, da carovane di monti, e tutto che inserri, d'umano e divino. La lunga scala al monte, fai tremula a sera, e il tuo sonno vegliato dall'ombra di pietra. T'ho lacrimata, o terra, e il pianto mio fa contrada. Ma la religiosità della comunità praia